Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando di tasse, in particolare all'Aquila, perché la battaglia sulla restituzione delle tasse sta continuando. Il primo cittadino Massimo Cialente annuncia a breve l'incontro con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Devono capire, dice il sindaco, che il terremoto nella nostra città non ha precedenti se non quello di un secolo. Lo fa, vediamo. Vi posso assicurare che avremo modo di parlarne con lo stesso Matteo Renzi. Una battaglia sacrosanta di giustizia e dignità, quella sulle tasse, una partita ancora non chiusa con il governo centrale, ma il sindaco Massimo Cialente annuncia l'incontro molto presto con il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Ma ci sarà comunque, soprattutto con Gozi, che è quello che una volta era il ministro dei rapporti con l'Europa e che adesso invece è un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e riprenderemo questa battaglia, che è una battaglia, guardi, di giustizia e di dignità per noi. Noi siamo stati colpiti da una tragedia che ha un precedente solo in Messina-Reggio Calabria, quindi oltre un secolo fa. Alla comunità europea, ricorda Cialente, sostanzialmente si chiede di non riconoscere solo il danno materiale. Quando tu stai su commesse, su consegne e così via, in un territorio che è disarticolato, con metà dei lavoratori che stavano sulla costa e così via, come fai a pensare che non ci sia stato un danno ambientale? Le stesse imprese edili in quel momento furono ferme per un periodo, fino a quando poi non si è riavviata la ricostruzione, che però data è la metà del 2010. Quindi è una cosa che una battaglia aveva fatta, dopodiché questa storia è andare a ritrovare i documenti per trovarli, ma è veramente una follia. E ora ci spostiamo a Pescara perché si preannuncia un lunedì molto caldo in comune. Forza Italia presenta infatti la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Alessandrini e il Movimento 5 Stelle organizzerà lo Sfiducia Day. Il caso dello sversamento dei liquami in mare è diventato una vera e propria battaglia da parte delle opposizioni. Una voce unanime quella sulla richiesta di dimissioni del sindaco di Pescara. L'opposizione giura di dare battaglia lunedì. Da un lato i grillini che hanno indetto lo Sfiducia Day, dall'altro la mozione presentata dal centrodestra. Lunedì cercheremo di formalizzare la presentazione della mozione di sfiducia. Voglio ricordare che non solo Forza Italia, correttamente anche il Nuovo Centrodestra e Pescara Futura insieme a noi hanno già stilato la mozione di sfiducia, l'abbiamo già sottoscritta in 9. Lunedì abbiamo un incontro con i colleghi del Movimento 5 Stelle per arrivare a un testo, come dire, concordato che poi necessiterà però della 3ª firma necessaria per quanto riguarda la presentazione formale della mozione di sfiducia. La prima nostra richiesta è quella che si faccia chiarezza definitivamente. Non è possibile andare avanti in un balletto di responsabilità, di cifre e di dati che non trovano mai conferma il giorno successivo. Invece i numeri dovrebbero essere una questione assolutamente certa. Mi pare una vicenda assolutamente poco edificante per la nostra città, di cui il sindaco ha una grande evidente responsabilità, perché voglio ricordare che deriva tutto dal fatto che lui ha firmato un'ordinanza e poi l'ha tenuta nascosta nel cassetto. Una brutta figura con la città, con i cittadini e con i turisti. Il mare di Pescara diventa una macchia indelebile. Ora si spera di limitare i danni. Il sindaco Alessandrini ha clamorosamente toppato in questa vicenda e la cosa ancora più grave è che insiste su una posizione assurda ed insostenibile, e cioè che lui ha fatto tutto per bene, che era giusto non informare i cittadini, che era giusto permettere ai bagnanti di immergersi in acque pesantemente inquinate. Tutto questo la dice lunga su un livello di irresponsabilità evidentemente senza limiti e che dovrebbero veramente portarlo a decidere di lasciare perché quello che ha fatto è gravissimo, non in ordine tanto agli aspetti di carattere penale di cui si sta occupando la magistratura, ma perché ha mentito ai cittadini. Ed è una cosa questa gravissima per tutti, in particolare per chi ricopre il ruolo e svolge le funzioni di sindaco della città. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, che ha parlato di dichiarazioni inammissibili dell'attuale primo cittadino.
Mischiare le carte in tavola per restare in tema, confondere le acque. Questo l'atteggiamento del sindaco Alessandrini nel trattare le polemiche sul mancato avviso di non balneabilità a Pescara, che ora ha fatto scaturire la rabbia dei cittadini che hanno promesso di dargli battaglia in tribunale. Questo è il commento dell'ex vice sindaco Berardino Fiorilli, il primo a portare alla luce il caso dello sversamento dei liquami in mare. Qui si sta usando una vecchia tecnica di comunicazione ben nota forse ai politici, un po' meno ai cittadini comuni, forse suggerita da qualcuno al sindaco Alessandrini, cioè quella di buttarla in caciara sostanzialmente, di deviare l'attenzione su altro e distoglierla da quello che è il punto focale e importante su cui inizia tutta questa storia. Un comportamento inammissibile secondo Fiorilli, che oggi, dopo le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino, fa ancora più indignare e chiedere le sue dimissioni. Il problema è uno e uno soltanto che abbiamo sollevato all'inizio. Il sindaco non ha emesso un'ordinanza, meglio, peggio ancora, l'ha emessa e non l'ha pubblicata in un momento drammatico per la balneazione pescarese, e non come gli altri anni in cui i livelli si sfioravano qualche volta di pochissimo, ma è stato un superamento assolutamente eccessivo. Il sindaco non ha fatto quello che doveva fare per tutelare la salute dei cittadini e oggi cerca di buttarla in caciara. Non accettiamo questa sfida, perché è una sfida vera e propria, è anche uno schiaffo alla serietà e alla salute dei cittadini. Noi crediamo che bisogna andare avanti puntando su quella che è stata una sua gravissima negligenza, continuare a chiedere le dimissioni del sindaco così come si sta facendo. Vorrei che fosse fatto un po' più unitamente dalle parti politiche di opposizione, perché a questo punto la gente interessa soltanto questo, mandare a casa questa giunta incompetente e inadeguata. Una maxi piantagione illegale di cannabis è stata scoperta dalla stazione forestale di Rocca Santa Maria. L'operazione, che ha portato al sequestro di oltre 1000 piante di canapa dell'altezza media di circa 1,80 m, è stata effettuata nell'ambito delle programmate attività di controllo del territorio rurale e montano. Sul posto sono poi intervenute pattuglie del comando provinciale della forestale di Teramo. Le piante di cannabis, non in piena fase di maturazione, erano abilmente coltivate e occultate a macchia di leopardo all'interno di radure illecitamente ricavate a scapito di un bosco misto di latifoglie in un sottobacino del fiume Salinello, nelle vicinanze della frazione Macchia da Borea del comune di Valle Castellana. Il sito, di difficile accesso ed impervio, era stato accuratamente individuato dagli ignoti coltivatori proprio per impedirne l'individuazione. È stata informata la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, competente per territorio, ed è stata disposta, dopo opportuna campionatura, l'estirpazione delle piante e la successiva distruzione. In corso le indagini della forestale per individuare i responsabili. Un furto è avvenuto ieri pomeriggio ai danni di un rivenditore di pneumatici a Scerne di Pineto, dove due coniugi di Roseto degli Abruzzi, dopo aver distratto il titolare con la scusa di chiedere i prezzi dei diversi pneumatici, sono riusciti a portar via quattro gomme. Un furto di cui il titolare si è accorto immediatamente, allertando la polizia, che ha fermato i due poco distanti dall'attività. E così per la coppia è scattata la denuncia. Anche la politica scende in campo per salvare il Teramo nel corso, appunto, di questi giorni che precederanno secondo grado, l'appello per la vicenda della partita Savona-Teramo, in vista, appunto, della prossima sentenza. Ascoltiamo cosa hanno detto al nostro microfono il parlamentare Paolo Tancredi e l'ex assessore comunale Guido Campana. Penso che la sentenza comminata in primo grado dalla giustizia sportiva per il Teramo e per la città di Teramo sia assolutamente punitiva, esagerata e fuori dimensione, anche alla luce di pronunciamenti analoghi della giustizia sportiva su anche compagini della stessa serie. Confido molto nell'appello, purtroppo la giustizia sportiva è così, è indiziaria, e sugli indizi che chiaramente si possono costruire anche cose oscene come questa. Io sono certo che il Teramo alla fine riuscirà, i dirigenti del Teramo riusciranno a dimostrare la loro innocenza e l'estraneità ai fatti contestati. Il problema adesso è salvare il futuro sportivo della Teramo Calcio. In città c'è un po' di rabbia, anche un po' di rassegnazione, amarezza. A questo punto cosa potrà accadere? Io spero sempre nell'essere fiducioso, ottimismo per questa giustizia. Sicuramente il Teramo tornerà in Serie B, perché merita la Serie B. Più che altro perché dobbiamo essere favorevoli, anche perché il mondo del calcio deve essere, appunto, pulito, quindi loro ci devono dimostrare quello, appunto, che speriamo che sia così la realtà.
Teramo è triste, giustamente triste, perché dopo questi anni arrivare in Serie B credo che sia un traguardo importante. Campitelli si è meritato sul campo il traguardo, i giocatori puri. Io spero appunto nella giustizia pulita. Soprattutto anche per i giovani ragazzi che vogliono fare calcio, che vogliono fare sport e che vogliono appunto vedere un'Italia pulita. Io spero che sia questo il messaggio che va passato appunto ai magistrati che dovranno vedere appunto l'appello. Io dico a tutti i teramani, 31 andiamo a Roma perché è importante far conoscere a tutti che Teramo è una città viva ed è unita. Sempre parlando del processo sulla partita Savona-Teramo, il legale della Teramo Calcio, Edoardo Chiacchio, è stato nel pomeriggio a Roma in segreteria federale per effettuare la richiesta di appello alla sentenza di primo grado. Chiacchio tornerà a Roma anche lunedì per depositare le motivazioni dell'appello e sempre lunedì pomeriggio, verosimilmente, sarà fissata la data del secondo processo. Andiamo avanti. Nel 2009 partì dal suo paese per raggiungere l'Aquila e prestare volontariato nelle tendopoli messe in piedi dopo il sisma. Da allora è iniziato un amore che l'ha portato a trasferirsi all'Aquila e la dama della bolla parla dunque venezuelano. Accanto a lei il giovin signore e la dama della croce, figure chiave del corteo storico della bolla del prossimo 28 agosto. Venezuelana che dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ha deciso di venire a fare la volontaria nelle tendopoli e poi è rimasta a vivere all'Aquila. Si chiama Roxana Leandra Oliveros Garcia, 30 anni, e sarà lei ad interpretare la dama della bolla, figura chiave della perdonanza celestiniana che si celebrerà dal 23 al 28 agosto. Al suo fianco a scortare la bolla contenente il messaggio del perdono di Papa Celestino V, nelle vesti del giovin signore, ci sarà invece Mirko Schiavone, aquilano di 21 anni, allievo della scuola ispettori della Guardia di Finanza. E la dama della croce, ovvero Elisa Piccirilli, di 18 anni, studentessa aquilana al liceo di scienze umane. I tre, emozionati ma perfettamente a loro agio nei costumi storici, si sono presentati in conferenza stampa a Palazzo Fibioni, appena ristrutturato e che sarà sede istituzionale del comune. Mi sono innamorata di questa città, spiega Roxana, della sua storia e della sua gente. Solo una cosa non mi piace, il freddo che fa in inverno. A me piace tutto, tranne il freddo, perché è una città, insomma, tra 9 mesi di freddo e quello che resta di caldo. Io ho fatto la volontaria da tutta la mia vita, insomma, ho saputo di questo fatto che aveva accaduto qua e sono venuta a fare la volontaria per 1 mese e mezzo al campo dell'Italtel 2. E c'è qualcosa che mi appartiene, so che non sono italiana, che non sono aquilana, però c'è qualcosa che mi richiama. Ho deciso di presentare la richiesta per fare il giovin signore proprio per il legame fortissimo che ho con la città. Fin da piccolo ho sempre partecipato a questa manifestazione storica e culturale e sono contentissimo di essere stato scelto. Naturalmente questo per me è un carico molto importante, spero di portarlo al meglio, diciamo. E naturalmente questa è una gran gioia per me, perché rappresentare la città significa appunto essere aquilani all'interno della perdonanza. Restiamo in tema di perdonanza perché è stato presentato questa mattina il nuovo tripode che, con l'arrivo del fuoco del Morrone, domani sera darà l'avvio ufficiale alla 721esima edizione della perdonanza celestiniana. Cambia location la serata inaugurale della perdonanza. Domani il tripode sarà posizionato dinanzi alla Basilica di San Bernardino. È stato realizzato su progetto di un docente dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, Sergio Sarra. La novità è che l'Accademia si è impegnata a realizzare un nuovo tripode ogni anno, con la promessa di allestire un museo della perdonanza. La fiaccola del perdono domani sarà scortata da un tedoforo cristiano, Samuel, ed uno musulmano, Idriz, per veicolare il messaggio di integrazione dell'edizione di quest'anno della perdonanza. Dopo la cerimonia di accensione del tripode seguirà alle 21.30 uno spettacolo di luci e suoni dal titolo La fiaccola e la basilica. La fiaccola arriverà sul sagrato della Basilica di San Bernardino alle 20.30. Sempre nel pomeriggio di domani, appuntamento alle 16 in piazza Santa Margherita con la rievocazione medievale a cura degli uomini d'arme della città dell'Aquila. Ricorsi al presidente della Commissione Vigilanza Regionale, Mauro Febbo, e alla magistratura sono stati annunciati oggi dal senatore Fabrizio Di Stefano, che ha denunciato il tentativo della SASI di Lanciano di stabilizzare circa 60 precari senza bando di concorso. È un percorso illegittimo, contrario alla legge regionale, ha detto Di Stefano. Il programma di stabilizzazione è stato discusso nel corso di un incontro dei sindaci del centro-sinistra.
sinistra. La critica situazione debitoria del bilancio inoltre non lo consente. Sempre a proposito della SASI, l'ente gestore ha annunciato la sospensione idrica dalle ore 13 di oggi fino alle ore notturne in 9 comuni frentani per un intervento urgente di riparazione della condotta principale Castelfrentano-Lanciano. I comuni interessati sono quelli di Lanciano, Ortona, Fossa Cesia, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Treglio, Santa Maria Imbaro e Frisa. I tecnici sono impegnati da questa mattina a riparare il danno. Approvato con 14 voti a favore e 7 contrari il bilancio di previsione 2015 del comune di Montesilvano. Dopo una seduta a Fiume, il Consiglio Comunale di Montesilvano ha approvato il bilancio di previsione 2015 con 14 voti a favore e 7 contrari. L'approvazione è stata preceduta dalla modifica del documento, apportata da 6 emendamenti presentati dalle minoranze, che hanno portato a dirottare 40.000 euro per la creazione di un fondo integrativo del PIS in favore di bimbi autistici e famiglie bisognose per sostenere le spese dell'istruzione, 12.000 euro per interventi di miglioramento di alcuni parchi cittadini e 10.000 euro per la sistemazione di Via Don. L'approvazione degli emendamenti presentati dai gruppi consiglieri di minoranza, ha commentato il sindaco Francesco Maragno, è la chiara dimostrazione dell'apertura della nostra amministrazione alle proposte dell'opposizione, quando esse siano economicamente sostenibili e orientate all'interesse della collettività montesilvanese. Abbiamo chiuso il bilancio previsionale, prosegue ancora Maragno, riducendo in un anno la situazione debitoria di oltre 10 milioni di euro e abbassando il debito pro capite del 16,39%, portandolo dai 1.257 euro del 2014 ai 1.051 euro di oggi. Si tratta della evidente testimonianza dell'efficacia della politica che stiamo portando avanti nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. Molti i sacrifici chiesti ai cittadini, ma tanti gli sforzi che abbiamo messo in campo in questo primo anno di attività che ci hanno già dato questi primi importanti risultati. Ancor di più saranno quelli che faremo per recidere tutti quei rami secchi che fino ad oggi hanno compromesso la florida crescita della nostra città. Continueremo a lavorare, chiude il primo cittadino, in questa direzione, sempre nel rispetto della trasparenza, della legalità e per consegnare ai nostri concittadini una Montesilvano migliore. Ed ora una notizia particolare che riguarda sempre il comune di Montesilvano, perché i cittadini potranno invocare la protezione di due santi patroni. I montesilvanesi, oltre a riconoscere il patrono cittadino in Sant'Antonio di Padova, che si festeggia civilmente il 13 di giugno, potranno riconoscere anche in San Michele Arcangelo il patrono della città. I due santi verranno celebrati in un unico giorno di festività civile che coinciderà con l'attuale festività del 13 giugno e quanto disposto dalla Giunta Maragno. Questa delibera, spiega il primo cittadino, è una presa d'atto di un parere ufficiale che ci è stato inviato dall'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Con il benestare di tutti i parroci della città, il vescovo ci ha manifestato la volontà di consentire a Montesilvano di tornare a riconoscere in San Michele Arcangelo il patrono della città. Dal 24 al 30 agosto si terrà a Roseto degli Abruzzi il Festival della Sostenibilità, una settimana di grandi eventi in collaborazione fra l'amministrazione comunale e l'associazione Frate Sole. Sindaco Pavone, ancora un altro grande evento a Roseto, il Festival della Sostenibilità dal 24 al 30 agosto. Il lungomare della città sarà interessato da tante manifestazioni. L'amministrazione sostiene convintamente queste iniziative della sostenibilità e dell'efficientamento energetico, che tende al risparmio energetico e alla riqualificazione anche del patrimonio edilizio esistente. Ci sono dei programmi europei, dei finanziamenti europei che sostengono queste iniziative e quindi Roseto si pone come capofila di un programma e di un progetto che poi insieme ad altri comuni di altre parti d'Europa, penso alla Slovenia, alla Croazia, alla Francia, alla Spagna, con altri paesi dovremmo poi cercare di mettere e di costruire un progetto che possa essere poi finanziato all'interno del programma Interreg Med, che è uno dei programmi del nuovo piano di sviluppo europeo del 2014-2020. Io ringrazio l'associazione Frate Sole guidata dal professor Dino Di Giuseppe che dopo il
grande successo dell'anno scorso con il Rinascimento Paganese, quest'anno ho voluto ancora cimentarsi e dotare la città di una serie di eventi collaterali a questi che sono relativi a questi progetti, riguardano anche la cultura, la gastronomia. Avremo una serie di film che hanno fatto la storia del cinema sul lungomare di Roseto, gratuitamente per tutti, una serie di incontri e di dibattiti su queste tematiche, anche su tematiche storiche, e anche una gastronomia eccellente e particolare su cui la sera i cittadini che vorranno sul lungomare potranno anche gustare dei prodotti tipici della nostra terra. Quindi veramente la conclusione di un'estate che è stata meravigliosa da ogni punto di vista per la nostra città, sia dal punto di vista climatico, che è fondamentale per un'estate, si deve fare caldo e quest'anno ha fatto veramente caldo, e sia anche per quanto riguarda le presenze turistiche e anche una serie di eventi e di manifestazioni che abbiamo organizzato e che hanno posto Roseto al centro dell'attenzione regionale. Una cena di beneficenza per il restauro di due tele danneggiate dal sisma nella chiesa aquilana di San Paolo, iniziativa inserita nel cartellone della perdonanza che ha visto come protagonista lo chef stellato William Zonfa. Il 27 agosto alle ore 20 nel Salone dei Granai di Magione Papale, cena di beneficenza a cura dello chef stellato aquilano William Zonfa per il restauro di due tele danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nella chiesa di San Paolo, dove a breve partiranno i lavori di restauro. Una cena, questa, inserita nel cartellone della perdonanza celestiniana, che vede coinvolti club aquilani, Rotary, Panathlon, Lions, Soroptimist, Kibanis e gli ordini professionali della città dell'Aquila, supportati anche dal gruppo Trascom Europa. Un evento importante per lo chef aquilano William Zonfa, che si mette a disposizione gratuitamente, come nell'altro evento celestiniano a San Basilio, con un menù di 6 primi piatti. Ma il menù sarà un menù per intero, formato da antipasto, 2 primi, un secondo e un dolce. Io mi sento magari, ecco, come ragazzo riconosciuto in dovere e non farlo perché realmente deve essere fatto. Cioè, per me è un dovere realmente mettere in ballo la mia personalità e la nostra struttura, proprio per far capire che se realmente si vogliono fare le cose per questa città, almeno chi ha le potenzialità e le possibilità di farlo deve farle. Perché comunque lancia un messaggio quantomeno giusto e fa capire che il lavoro di squadra è quello che serve realmente per riportare in piedi una città ferita. Come dicevo, il nostro menù è un menù che ha un costo di 50 euro simbolici, proprio per aderire e dare un minimo di economia a quello che è la cena che andremo a fare. Poi automaticamente, per chi volesse lasciare un di più, può farlo tranquillamente, quindi noi possiamo rilasciare una ricevuta direttamente fatta dal comitato di perdonanza. Niente, io mi auspico, insomma, visto la mia figura free e la figura della nostra struttura molto free, mi auguro che comunque ci siano abbastanza persone proprio per dare, insomma, il giusto quantitativo economico e fare quello che deve essere fatto a livello di beneficenza. E nel prossimo servizio parliamo della giornata di chiusura del Festival della Montagna. Chiusura in bellezza per il Festival Voci della Montagna, la rassegna musicale organizzata negli scenari più suggestivi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. A quota 2000 metri sul monte Costa delle Vitelle di Pescasseroli sono state le note di Taraf De Gaggio ad accompagnare gli ospiti sui sentieri sonori tra cielo e montagna. Un repertorio che ha spaziato tra la musica dell'Est, Russia, Ungheria, Romania e la tradizione klezmer, la musica popolare strumentale ebraica, fino a Manush, gitano, e al gypsy jazz, nato dalla musica jazz americana degli anni 20 e la musica popolare francese. Una fusione tra l'estatica tradizione melodica ebraica e la trascinante musica dell'Est. Contaminazioni musicali che hanno affascinato la platea su una delle vette più spettacolari del Parco Nazionale. Questo festival di cui ne avevo sentito parlare, insomma, ho detto chissà, spero che l'anno prossimo magari riusciremo ad andarci anche noi, e grazie a Elvira che ci ha portati fin quassù. È veramente un posto stupendo, incantevole per noi suonare qui. E ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con un collegamento telefonico con il nostro Paolo Renzetti, che ha seguito nel pomeriggio l'amichevole giocata dal Pescara a Cepagatti contro la Torre Alex, un successo di misura quello dei biancazzurri per 1-0, ma in campo, come ci confermerà ora Paolo Renzetti, tante seconde linee e tanti giovani. Buonasera Paolo.
Sì, grazie Andrea, buonasera da Cepagazzi, buonasera ai nostri telespettatori. Hai detto bene tu, vittoria di misura con la Torre Alex Pescara, che è riuscito a sbloccare il punteggio in extremis al 38esimo minuto del secondo tempo con uno dei tanti giovani schierati questo pomeriggio da Massimo, ovvero Mongello, gol arrivato al 38esimo per la conclusione al volo per il giovane biancazzurro. Una partita sicuramente particolare, perché il Pescara è sceso in campo con tante seconde linee, quasi tutti i titolari, Andrea, sono stati tenuti a riposo da mister Oddo, giocatori che si erano allenati questa mattina al Poggio degli Ulivi e che oggi pomeriggio non sono scesi in campo proprio nella partita con la Torre Alex, ricordiamo formazione che milita nel campionato di promozione. Il Pescara nel primo tempo ha giocato con Aldegani, Chiamotti, Mignanelli, Vitturini, Bruno, Mandragora, Vukušić, Selasi, Forte, Paolucci e Mitrinza. Poi nella ripresa sono entrati i giovani Marini, Diallo, Mongello e Salvatore. Proprio Mongello, come dicevamo, a 7 minuti dalla fine ha evitato il pareggio che insomma avrebbe creato qualche malumore nei tifosi. Tra l'altro, Andrea, bisogna dire, proprio per dovere di cronaca, che al termine del primo tempo proprio gli ultra del Pescara hanno chiamato sotto il loro settore il tecnico Massimo Oddo per chiedere alla squadra il massimo impegno. I tifosi, soprattutto gli ultra, che non hanno gradito, bisogna dirlo, particolarmente lo spettacolo offerto questo pomeriggio dai biancazzurri. Ovviamente è stata una chiacchierata, è stato un colloquio di pochi minuti, tranquillissimo, senza nessun problema, però è chiaro che i tifosi hanno chiesto al tecnico che la squadra potesse fare qualcosa di più, considerando anche, questo ha creato qualche altro malumore, Andrea, che oggi si pagava un biglietto di 5 euro per assistere a questa partita. Senti Paolo, nel dopopartita cosa ha detto il tecnico Oddo? Ci sono anche sviluppi di mercato? Allora, ti posso dire che oggi c'erano in tribuna il presidente Sebastiani, Vincenzo Marinelli, Giorgio Repetto e Pavone. Nessuno però al 91esimo ha rilasciato dichiarazioni. Ha parlato invece Massimo Oddo, che ha detto che effettivamente questa partita, questo risultato non hanno rappresentato sicuramente la cosa migliore del Pescara. Ha detto Oddo, probabilmente con tutto il rispetto per la Torre Alex, dovevamo fare qualcosa in più. Per quanto riguarda il mercato, soprattutto è questo che conta in queste ore, Oddo ha ribadito che Boaci è il giocatore che il Pescara cerca, però ha detto una cosa importante il tecnico biancazzurro Andrea: il giocatore deve essere convinto di venire a Pescara, se così non fosse penseremo diversamente, perché vogliamo a Pescara, ha detto Oddo, giocatori che siano più che mai convinti di indossare questa maglia. E ha fatto riferimento anche a Salomon, che ha deciso, anche se manca ancora l'ufficialità che arriverà la prossima settimana, che ha deciso di tornare a Pescara, di tornare ad indossare la maglia del Pescara nonostante le richieste del Cesena. C'è da aggiungere che nell'intervista che poi sentiremo lunedì, Andrea, il tecnico ha ribadito anche l'esigenza e la necessità di sfoltire l'organico, perché ha detto altrimenti con una lista obbligata di giocatori sarò costretto a mettere fuori rosa diversi ragazzi, e questo sicuramente sarà anche spiacevole. Quindi l'augurio, ha detto Oddo, è di riuscire a cedere quei giocatori che non rientrano nei programmi tecnici della squadra. L'ultimissima, permettimi Andrea, in campo c'era Vukušić, non ha giocato sicuramente una grande partita, credo che a questo punto, se quella di oggi era l'ultimissima occasione per lui per cercare di strappare una conferma, a questo punto Vukušić è più che mai sul mercato. Grazie a Paolo Renzetti, ti auguriamo una buona serata. Possiamo chiudere il collegamento telefonico. Dunque Pescara batte Torre Alex 1-0, rete di Mongello al 38esimo della ripresa. Ora parliamo di Teramo, che ieri ha giocato una buona amichevole sul campo del Perugia, perdendo solo al 90esimo per effetto del gol segnato da Mendez. Una buona prova nonostante un contesto molto difficile, di cui ha parlato il tecnico Vincenzo Vivarini, che dice lavorare in queste condizioni non è affatto facile, e anzi ha anche sottolineato che ieri molti giocatori, rientrando negli spogliatoi, hanno anche pianto. Teramo che, come sappiamo, è stato condannato in primo grado alla Serie D e ora si aspetta il verdetto del secondo grado. Vivarini. Sconfitta maturata all'ultimo secondo della partita, per troppa sicurezza, per troppa gestione della palla.
però sono molto molto contento per la prestazione di questi ragazzi che sono veramente eccezionali. Li devo elogiare come non mai perché sono ragazzi che lavorare nella situazione come stiamo lavorando noi è quasi una cosa impossibile. Fin di primo tempo piangevano tutti dello spogliatoio, quindi questo fa capire lo stato d'animo con cui diciamo stiamo lavorando. E quindi è veramente grande merito perché penso che abbiamo tirato fuori una prestazione stasera di grandissima qualità, sia sotto l'aspetto dell'intensità, della qualità tecnica, insomma a livello tattico, quindi veramente grandi complimenti. Siete, poi il pubblico non vi abbandona in questo momento particolare, oggi da Teramo sono arrivati diversi tifosi. Poi possiamo dare delle risposte sul campo, penso che stasera l'abbiamo dato veramente con grande qualità e la cosa bella del calcio è che è il campo e su questo noi veramente abbiamo sempre fatto parlare bene di noi e i tifosi, quelli che amano il calcio, si accorgono di questo. Mi ha dato enormemente piacere gli applausi del pubblico di Perugia a fine partita, questo è tutto dire perché io ritengo il pubblico di Perugia sia un pubblico dei più competenti, quindi questo mi fa enormemente piacere soprattutto per l'apprezzamento ai giocatori per la prestazione che hanno fatto. Se dovesse accadere il peggio, che cosa accadrà ai giocatori, a lei? Ci avete pensato? Io penso che in questo momento qua si perderanno sicuramente una squadra di grande qualità, perché noi l'anno scorso in campo abbiamo dimostrato di essere dei ragazzi che giocavano a calcio con grande qualità ed è la cosa che fa appassionare la gente a questo sport. Penso che l'anno scorso siamo stati uno spot per il calcio ed è veramente un peccato che si voglia azzerare questo fatto qui, al di là di tutte le cose che sono al di fuori del calcio, che noi possiamo fare poco. Noi dobbiamo pensare a dare il massimo in campo, l'abbiamo sempre fatto, e quindi se succede il peggio saremo tutti a casa. Cosa pensa di questo processo? Guarda, è meglio che non dico niente. Eh sì, laconico quest'ultimo commento del tecnico del Teramo Vivarini. Teramo che è rientrato in tarda mattinata in città e nel pomeriggio ha sostenuto un'altra seduta di allenamento allo stadio Bonolis. Ora 2 giorni di riposo, la ripresa è fissata per martedì prossimo. E ora parliamo di Virtus Lanciano che ieri è stata superata per 3-1 al Biondi in amichevole dal Bari. Mattatore il barese De Luca, autore di una tripletta. Vediamo. Davanti ancora ai pochi spettatori che hanno occupato gli spalti del Guido Biondi, poco meno di 500, la Virtus Lanciano cade 3-1 nel test contro la Parigrado Bari. Mattatore e l'attaccante dei Galletti Giuseppe De Luca, autore di tutti e 3 i gol di marca barese. A dispetto del risultato però la Virtus non ha sfigurato, ma va da sé che nelle retrovie qualcosa va registrato. L'assenza di Trust pesa e da Versa confida in un puntello proprio in quella zona del campo. Intanto si è sbloccata la situazione legata ad Alessio Cragno, che la prossima settimana sarà a Lanciano e diventerà il nuovo portiere rossonero. Tornando all'amichevole, il Bari nel primo tempo ha sbloccato il punteggio con la punizione di De Luca. Pregevole il pari della Virtus con un'azione avviata da Padovan, poi il triangolo tra Zeduardo e Turchi, il quale con una splendida volée dalla distanza infila Guarna. Gran gol per l'attaccante inserito nel tridente con Padovan e Piccolo, 1-1 al 31esimo. Nella ripresa la Virtus prova a ribaltare il risultato ma viene infilata da un'azione di rimessa finalizzata da De Luca al 25esimo. Lo stesso De Luca nel finale chiude i giochi con un'azione personale ed un preciso rasoterra. Buona tra i rossoneri la prova dei nuovi Crecco e Zeduardo, che hanno agito in mediana con Paghera. Il commento dei due tecnici, D'Aversa e Nicola. Penso che il primo tempo abbiamo fatto, considerando che di fronte avevamo un'ottima squadra, abbiamo fatto abbastanza bene. È chiaro che poi ho dovuto fare tanti cambi perché comunque il primo pensiero deve essere quello di dare minutaggio ai ragazzi e quindi non badare tanto al risultato, però ripeto, si può anche perdere una squadra attrezzata come il Bari, nonostante, ripeto, i valori erano completamente diversi nel secondo tempo, però un po' di animo ci vuole, mi riferisco soprattutto ai giovani, perché a prescindere da categoria, se non ci si mette determinazione si fa fatica anche in Lega Pro, quindi a maggior ragione una categoria così importante. Hanno la fortuna di ritrovarsi in una categoria che è quella della Serie B, devono dimostrare più presto
adesso possibile di poterci far parte. Vincere fa bene perché si crea il giusto entusiasmo, anche se secondo me un tecnico deve andare al di là di ogni singola partita, sia che si perda sia che si vinca, e analizzare secondo me quanto di buono è stato fatto. Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti nella gestione della palla, non è ancora veloce nel fraseggio come piace a me, ma noi abbiamo lavorato veramente tanto e con carichi di lavoro importanti, soprattutto con giocatori che erano fermi da tanto. Sul fronte uscite, sempre incerta la posizione di Piccolo e Paghera. Per il regista l'offerta della Ternana non ancora soddisfa la Virtus. Sul fronte Piccolo la dirigenza della Virtus sbloccherebbe subito la situazione se il Cesena inserisse nella trattativa l'attaccante Garritano, che però rifiuta al momento la destinazione. Virtus che è a caccia anche di un centravanti dopo l'addio di Iemmello, e il nome caldo è quello di Nicola Ferrari del Modena. Prima di chiudere, un'altra notizia, perché questo pomeriggio è scesa in campo anche l'Aquila, test amichevole contro la Miternina, squadra di Serie D, è finita 3-0 per l'Aquila di Carlo Perrone con l'autogol di Di Ciccio e le reti di San Domenico e De Sousa. Finisce qui questa edizione del TG6 che torna lunedì con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione, buona serata e buona domenica.